Thank you.
il Palafornai per la 22esima giornata della Serie A1 femminile. Si affrontano la Pallamano Mezzo Corona e la Salmet Teramo. Per il Teramo scendono in campo col numero 4 Lucrezia Di Giulio, col numero 9 Francesca Di Brisco, col numero 11 Fatou Sila, col numero 13 Sara Matrone, col numero 16 Martina Baldassare, col numero 18 il capitano Rebecca Capone, col numero 19 Olga Lanfredi, col numero 20 Arianna De Angelis, col numero 21 Sara Bellu, col numero 26 Melina Papis, col numero 30 Dorra Ciandarli, col numero 33 Elisabetta Alletti, col numero 97 Magdalena Berkic, Allena Maria Daniela Valaria. Si infiamma il Palafornai per la Pallamano Mezzo Corona col numero 33 il capitano di Nord Italiano, col numero 3 Enrica Delgado, con il numero 4 Roberto Pesci, con il numero 8 Mario Sai, con il numero 3 Luigi Gaudio, con il numero 16 di Grazia, con il numero 7 Roberto Castillo, con il numero 2 Marcissimo, con il numero 10 Alavalla, con il numero 27 Gianna Fioresco, con il numero 4 Fernando, con il numero 6 Mario Capitani, con il numero 4 Anna Chiara, ultimo atto della Serie A1 femminile della regular season. Signori e signori, è Gianmarco Tiralongo che vi dà il benvenuto al Palafornai per la ultima scena di questa Serie A1 femminile che quest'anno ci ha regalato tante emozioni qui in diretta esclusiva su Eleven Sports. Si affrontano la Pallamano Mezzo Corona e la StarMed Teramo, un unico obiettivo, i due punti fondamentali per entrambe le squadre, forse ancor di più per la compagine abruzzese che è qui praticamente all'ultima chance. Una vittoria le potrebbe garantire la via dei playout ed evitare la retrocessione diretta, ma non basta, perché lo sguardo della squadra biancorossa è rivolto praticamente a quello che concerne il Mestrino, che anche in un arrivo a pari punti agli scontri diretti a favore, e quindi potrebbe non bastare uscire vincitori qui dal Palafornai. Mezzo Corona che invece vuol vincere solamente per avere il fattore casa nella sfida playout che è già definita contro la compagine toscana del Prato. Sono già disposte le squadre in campo, stanno aspettando solo l'ok dei direttori di gara, che sono i signori Plotegger e Rim. Oggi il commissario di gara è Giovanni Cropanise. Si è già delineato il profilo della 22esima giornata, colpo del Cassano Magnago di Salvatore Onelli, che è tornato nella sua terra natale in provincia di Latina ed è stato corsaro 30-24 al Palamarica Bianchi, che mette nei guai il Pontinia, già certo di disputare i playoff scudetto, ma che potrebbe essere scavalcato anche dal Brixen e quindi scendere in quarta posizione e affrontare il Salerno, la Iomi Salerno, sempre più leader di questo campionato. Salerno che in contemporanea giocherà in casa contro il Ferrara. Ferrara, altra compagine che vuole evitare i playout e quindi sfida a distanza proprio con il Casalgrande. Casalgrande che, ricordiamo, giocherà contro il Mestrino, quindi il destino di tutte le squadre è praticamente intrecciato a questa 22esima giornata di fuoco. Si è partiti con il Mezzo Corona in possesso palla, che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri degli schermi nel classico completino blu. Si divende in verde fluo il Teramo. Occhio a Faig per Gislimberti, che libera Veronese, subito 1-0 Mezzo Corona. Bello lo scambio con Fabish, amministra il capitano della squadra teramana, Rebecca Capone, che adesso si consulta con il tecnico Maria Daniela Palaria, che non ha bisogno di presentazioni. Lei nel 2011-2012 ha vinto uno scudetto proprio con la maglia biancorossa.
Teramo che arriva qui in Trentino rinvigorito dal successo sul Prato 26-24 al Pala San Nicolò, che è stato praticamente un toccasana e che alimenta ancora le speranze salvezza della squadra cara al presidente Roberto Canzio, mentre si avventa sull'attacca dei 7 metri Dorra Ciandarli, che realizza il gol del pareggio 1-1. Sono trascorsi poco più di 90 secondi dall'inizio della gara. Luisa Dalla Valle, parata di Magdalena Burkic. Qui cincisca un po' il Teramo, poi scambio di posizione, Ciandarli cerca l'inserimento, è il palo a negarle la gioia del gol. Aveva fatto tutto bene il terzino tunisino. Adesso risponde la mezzocorona a Semedo. Qui Gislimberti tra le mani di Burkic. Capone. Ciandarli fa girare il pallone il Teramo. Qui sfugge la palla alle mani del capitano Capone. So, Ciandarli. Tornano da Melina Fabis, acquisto invernale insieme a Domenica Satta, proprio la Fabis mette la freccia, il Teramo 2-1, sorpasso, poi qui finta di Semedo, serve Feig, c'è tutto lo spazio per entrare Gislimberti, coadiuvata dal palo 2-2. Capone le suggerisce lo schema Palarie. Nel frattempo dall'altro lato Boef indica alle sue la posizione da assumere in difesa, chiama il taglio di Bellu, occhio poi a Ciandarli, spara un missile fuori misura, allora razzica, rimette il pallone in gioco, occhio a Semedo, si alza la difesa del Teramo, c'era lo spazio per Veronese che preferisce far girare il pallone, allora Gislimberti, Semedo sul pressing di Capone, perde il pallone, viene fischiato fallo proprio sul terzino lusitano. Poi Feig spinge Terrana tra primo e secondo, poi la fa spostare Semedo, Terrana prende posizione, coperta da Ciandarli, nel frattempo Semedo aveva scaricato su Veronese, ancora Gislimberti, altissimo il Teramo, molto aggressivo, d'altronde non vuol subire reti, vuol far sentire gli artigli al mezzocorona, qui però viene fischiato da Rim un 7 metri, si impossessa del pallone Gislimberti, la sfera tra le mani che poi finisce alle spalle di Burkic per il 3-2 contro sorpasso, una sfida che si preannuncia infiammata, probabilmente effervescente punto a punto. Venite allora qui in diretta su Eleven Sports, si infiamma anche il Palafornai con un rullo di tamburi, Palafornai che nel frattempo si riempie. Capone va da Fabis, poi Ciandarli, ancora Capone, sale l'attenzione a Dalla Valle però che cerca l'anticipo su Fabis, poi va al tiro Ciandarli, era risalita di Prisco, non si era intesa con la Fabis, Dalla Valle aveva cercato di rubare il pallone, per qui finta di Gislimberti che serve Veronese, ancora un gol per l'ala destra rotaliana, il 4-2. Nel frattempo si ferma il gioco per consentire a Sara Bellu di recuperare, probabilmente accusando una botta, probabilmente sarà stato uno scontro di gioco con Gislimberti che si va a sincerare delle condizioni dell'avversario. Poi ritorna in difesa, è tutto pronto, recupera Bellu. Gira il pallone, Capone.
scambio di vedute con Bellu che si piazza tra Veronese e Gis Liberti, poi ancora Bellu con il pallone tra le mani, Fabic la finta, Capone cerca di inserirsi, scarica su Di Prisco però non è perfetta nella ricezione, il pallone allora torna in possesso della mezzo corona. Fike in velocità per Semedo, il pallone però è recuperato dalla Fabic che si avvia a una prateria davanti. Fabic 4-3 e Teramo che si riporta a meno 1. Qui errore grossolano però del mezzo corona che ha regalato un pallone all'avversario e non pago, regala anche il secondo. Lanfredi razzica e poi il palo a salvare il mezzo corona, chiede calma Boev, osserva Sonia Giovannini, coach di questo mezzo corona che sabato si è arreso all'Erice 32-21 in Sicilia dopo tre vittorie consecutive che hanno permesso alle trentine di risalire la china e di attestarsi alla decima posizione con 11 punti che le trentine vogliono trasformare in 13, come abbiamo già detto prima, per trasformare il fattore casa in loro favore. Qui Semedo fermata ottimamente da Fabic, Terrana chiama lo schema nel frattempo, Faig, Gislimberti, lo scambio con il centrale rumeno, si alza il braccio del passivo, il primo, il secondo, il terzo dalla valle, va il tiro dalla valle, poi si cambia con Teramo che subito riparte in velocità, Ciandarli, si alza Fabic, razzica. Si arrabbia Palarie, che ho però a Capone, altro passaggio grossolano, altro errore, altra rete del Teramo che fa 4 pari e recupera lo svantaggio. Imprecisissimo il mezzo corona, allora c'è Campestrini che rileva Faig. Campestrini, scambio con Gislimberti, occhio a Campestrini che cerca Terrana, la trova, poi viene commesso fallo proprio sul pivot rotaliano. Semedo sfida la Fabic per Campestrini che si affida a Verones, si accentra il mezzo corona, il tiro di Gislimberti però colpisce praticamente l'incrocio alto dei pali e qui Bellu riesce con un dribbling a prendersi gioco della difesa bianco-blu a realizzare il 5-4, torna in vantaggio Teramo. Semedo, Campestrini adesso a lei affida Giovannini la regia della sua squadra. Su di lei c'è Capone che fluttua alto oltre i 9 metri, quasi sui 12, recupera un altro pallone nel Teramo, c'è stato però un fallo commesso dagli abruzzesi. Sempre Campestrini, fermata da Lanfredi. Terrana, Gislimberti, si gira Terrana che va al tiro, palo e poi la palla finisce addosso a Berkic che l'aveva intercettata con la mano, purtroppo la spinta rete del 5 pari, non perde tempo il Teramo, qui Fabic non si intende con Ciandarli, per sua fortuna il pallone rimane comunque in possesso delle compagne di squadra che ricostruiscono con Capone la tunisina, poi il terzino teutonico. Ciandarli si alza, finge il tiro per Fabic, Capone qui commette sfondo, Capone entrata diretta su Verones, occhio però a Semedo che vede Terrana, Terrana non ha il tempo di girarsi, accorre in suo aiuto dalla valle Campestrini,
ritorna Gislimberti che nel frattempo aveva tagliato. Espressione non contenta quella del terzino destro trentino, che adesso taglia, occhio a Semedo, Campestrini, c'è Veronese che risale per recuperare spazio, Lanfredi, poi Campestrini trova la rete, contromano, c'era un piccolo pertugio, è passato a danna che era Campestrini per riportare il mezzo crono in vantaggio, 6-5, elastico tra le due squadre, si avvicendano, allora in porta Magdalena Bergic ed Elisabeth Galletti che rileva l'estremo difensore croato, classe 97, la passata stagione all'Erice. Allora Razzica lancia dalla valle, il pallone era stato intercettato da Fabic ma non bloccato, dalla valle se l'è ritrovato tra le mani quando era già sui 6 metri. E Fabic lamenta un intervento duro nei suoi confronti, non ravvedono nulla i direttori di gara. Mezzo corona che può allora riattaccare, riportarsi avanti e cercare il più 2. Gislimberti per Corea, attenzione a Campestrini, fallo in attacco e cambio di possesso con Teramo che adesso si appresta ad attaccare per la rete del pareggio. Capone, Fabic, Di Prisco, entra Di Prisco, c'è Razzica, occhio a Capone che ha recuperato sul tapin, c'è Ciandarli, il pallonetto è troppo morbido, Razzica ancora una volta a chiudere la sua porta, si rimane sul 6-5 ma sprecano entrambe le formazioni. Siamo giunti quasi al giro di boa del primo tempo, sono 13 i minuti segnati proprio adesso sul tabellone elettronico del Palafornai. Gislimberti, occhio qui a Semedo che si era inventato un passaggio schiacciato per Terrana, non è stato recepito dalla compagna, qui Capone per Fabic, Fabic cerca l'inserimento, poi 2 minuti di sospensione fischiati a Terrana, fallo e tiro dai 7 metri. A incaricarsi della battuta c'è Dorra Ciandarli, lei che con la nazionale tunisina ha disputato i mondiali under 20 e i giochi del Mediterraneo, sinora stata la migliore marcatrice, poi ha sbagliato proprio Dorra Ciandarli questo 7 metri prima dell'inizio di questa gara, però sono state 123 le reti messe a referto dal terzino nordafricano. Semedo per Veronese, ancora Campestrini, dalla valle per Veronese, il pallone però le sfila tra le mani, finisce lateralmente, si riprende con una rimessa, chiama tutte alla calma Rebecca Capone, adesso organizza la manovra offensiva del Teramo, Fabic, ancora Fabic per Capone, si ritorna dal terzino tedesco, Capone poi si inserisce perfettamente e va in rete, 6-6. Tutto da rifare per il mezzo corona, Teramo che invece piano piano ha rosicchiato nel punteggio, ha ristabilito la parità, Teramo la vuol vincere questa sfida, sa che è l'ultima spiaggia, sa che non si può sbagliare, sa che si può solo vincere e poi sperare. Campestrini per Gislimberti, poco precisi i due terzi rotaliani che poi se la cavano in qualche modo, ma si alza il braccio del passivo, allora Dalla Valle, occhio a Dalla Valle che cerca di stare tutta sola la difesa abruzzese, pallone finisce sul fondo, più di così non potevo fare, sembra dire Luisa Dalla Valle che in effetti aveva
la visione occlusa dalla difesa verde fluo del StarMed Teramo. Cinge il cartellino del tema 8, voi non potete vederlo dall'inquadratura, il presidente della StarMed Teramo, Roberto Canzio. Fiducioso delle sue, qui il palo a negare la gioia del gol a Lanfredi. Campestrini, occhio a Campestrini, trova lo spazio, ancora una rete di Annachiara Campestrini. Ancora una volta è il numero 82 a essere scritto sul referto, questa volta per la rete del 7-6. Entra anche Girlanda dal manforte alla difesa bianco-blu. Vedete col numero 44 il centrale vicentino. Di Capone lamenta una spinta di Semedo. Fallo. Fabisch per Capone che va al tiro, facile però per Niki Razzica. Qui Semedo cerca un pallonetto e poi oggi Luisa Dalla Valle con le polveri ancora bagnate non riesce ad andare in rete. 7-6, vedremo se cambierà lo score sul tabellone luminoso. No, recupera ancora Semedo che poi passa a Razzica, Campestrini. Imprecise entrambe le squadre, la posta in palio è altissima soprattutto per il Teramo, ma anche la mezzo corona sa che una vittoria potrebbe pesar tanto, più che altro il ritorno in casa il 6 maggio nella sfida playout con il Prato che ricordiamo è impegnato alle 21 contro il Brixen. Brixen che di certo non resterà a guardare di fronte alla ghiotta chance di superare il Pontigna in classifica e guadagnare quindi la terza piazza in graduatoria che la opporrebbe all'Erice. Qui Girlanda in gol, 8-6. Fabisch, colpo di telefono anche del terzino tedesco che risponde subito a Girlanda, 8-7 allora, e Semedo che concentrata avanza col pallone, adesso lo fa circolare Emma Girlanda che ama anche lo schema. Tanti i tifosi del Teramo giunti qui al Palafornai dal capoluogo abruzzese, consci proprio dell'importanza di questa partita. Campestrini vede il taglio di Gislimberti, anticipata però dalla difesa verde fluo. Occhio a Ciandarli, non ha visto Bello qui, grossa ingenuità del terzino tunisino che avrebbe potuto servire comodamente sarà Bello, eppure è stata ingenua nel perdere questo possesso, avrebbe garantito probabilmente il pareggio al Teramo. Si cambia a fronte allora col mezzocrone che attacca. Semedo per Girlanda, si accentra Campestrini, poi doppio pivot, il taglio proprio di Annachiara Campestrini. Verones, curioso come siano due i terzini nella posizione di pivot, riesce Campestrini, trova l'inserimento Girlanda che accusa forse anche qualche dolore in fase di caduta dopo la rete del 9-7. Nel frattempo time out chiamato da Maria Daniela Palarie, classe 74, è arrivata a Teramo nel 2008, è cresciuta nel Pitesti, ha giocato anche in Ungheria e Spagna, ha vinto il campionato ucraino con lo Smart.
terminano i 60 secondi di consulta tra tecnici e atlete. Nel frattempo dal Trentino ci spostiamo in Veneto, per la precisione in provincia di Padova, dove al 16° Mestrino e Casalgrande stanno pareggiando 8-8, mentre alla palestra Palumbo di Salerno la prima in classifica, cioè la Iomi, conduce 12-6 sul Ferrara. In questo momento quindi Casalgrande salvo, Ferrara ai playout, affronterà una tra Mestrino e Teramo. In questo momento saranno proprio le patavine le avversarie delle Estensi. Vedremo però cosa dirà il Palafornai. Frattempo altra parata di Niki Razzica e mezzo corona che potrebbe portarsi a più 3. Teramo incoraggiato dalle compagne in panchino, soprattutto da Maria Daniela Palare. Qui altra rete della mezzocorona, 10-7, si fa dura per il Teramo. Qui poi la rimessa in gioco del pallone è stata irregolare, e cambia subito il possesso, un'altra beffa per il Teramo che sta accusando questo solco che si è scavato negli ultimi minuti tra sé e il mezzocorona, che attacca con Semedo. Dalla Valle per riscattarsi, lo fa bene Luisa Dalla Valle, finisce anche il numero 22 nella classifica marcatori di questa partita. Luisa Dalla Valle, che tra l'altro è seconda nella speciale classifica marcatori della mezzocorona, 75 alle spalle di quella che è la leader della classifica marcatrici proprio della Serie A1 femminile, cioè di Aurora Gislimberti, che prima di questa partita aveva siglate 161. Occhio a Dalla Valle, 1-2, 12-7, incredibile come il Teramo è passato dal meno 1 al meno 5 nel giro di 3 minuti. Manca ancora Ciandarli per Favish. Capone, c'era il taglio di Di Prisco, ma è stata fermata prima Rebecca Capone. Parte dai 9 metri il Teramo, chiama lo schema, poi Bellu per Ciandarli, va da Fabici, da Zanchi, il braccio in passivo, Bellu era stata seguita perfettamente, ma l'assist al bacio non è valso il gol, perché di fronte a sé sarà Bellu ha trovato una straordinaria Niki Razzica, che ha chiuso ancora una volta la sua 3x2. E allora mezzo corona che, galvanizzato da questo parziale di 3-0, occhio qui però Ciandarli recupera il pallone con una manata, serve Capone, 12-8. Un altro contropiede, un'altra imprecisione però del mezzo corona, che sembrava essere rifiorito, invece ha concesso alle proprie avversarie una rete veramente da matita rossa, con un passaggio da matita blu forse, che qui ancora altra imperfezione. Poi Gislimberti si scontra con Lanfredi, non c'era cattiveria in questo fallo, però Lanfredi è impattata al suolo in maniera scomposta, sembra non essersi fatta nulla, meno male. Zoppica però l'ala sinistra abruzzese, uno scontro
contro di gioco involontario tra le due, ma può riprendere il gioco allora Olga Lanfredi. E occhio al Teramo, siamo giunti al 25esimo. Capore indica la posizione a Bellu. Fabish, ancora una volta Fabish preferisce tornare indietro e affidarsi alla propria compagna. Occhio qui a Di Prisco, su di lei però viene commesso fallo. Rete di Fabish, 12-9, e Teramo che riesce a dimezzare praticamente il gap recuperando queste due reti. Allora time out chiamato dal mezzo corona che sembrava avere in mano le redini, invece si è visto recuperare due reti. Si riparte con la mezzo corona che conduce 12-9, il Teramo con un break di 2-0 ha dimezzato il gap e riacceso le speranze sotto quelle dei tifosi abruzzesi, a cui giungono buone nuove però da Mestrino, visto che il Casagrande in questo momento conduce per 11-9. Girlanda, occhio a Veroness, parata però di Magdalena Berkic che ha ripreso il suo posto tra i pali. Poi Ciandarli si gira a Bellu, rete, 12-10, si riapre il match. Gisli Inverti, Campestrini, poi cerca proprio Aurora Gislimberti che va da Veroness, c'è Marika Pilati che sta cercando la compagna sulla linea dei 6 metri, il pallone però finisce tra le mani di Berkic, riparte il Teramo, occhio a Teramo che vuole andare sul meno uno, Ciandarli il palo però, poi Bellu e ancora il Pirazzi. Campestrini fa girare il pallone, adesso Girlanda che commette però fallo, è stato un blocco irregolare in realtà di Marika Pilati. Poi Capone, sempre Teramo a gestire adesso il gioco, d'altronde deve essere con le abruzzesi che cercano di diminuire ancora il gap col mezzona. Fabish, il tiro è smorzato dal muro italiano, poi Gislimberti va da Campestrini, Girlanda cerca di sfidare
la difesa del Teramo sotto Fabis e Di Prisco che coprivano su di lei, poi viene commesso fallo su Pilati che rimette il pallone in gioco. Girlanda, poi Campestrini va al tiro, fallo su di lei, spinta a Nagara Campestrini da Fabis. Veronese ha cercato l'anticipo bello, occhio a Gislimberti che serve Pilati che non riesce a cingere la sfera, poi ancora Teramo avanti, Ciandarli questa volta va al tiro da sola, parata di Pilati poi sul fondo, partita in cui adesso stanno prevalendo gli errori. Partita che però rimane aperta, soprattutto in bilico, ha pareggiato il Mestrino, 11 pari. Mentre sta dilagando il Salerno, 19-8 sul Ferrara, questo non cambia nulla per il Casalgrande, che al momento sarebbe comunque salvo, però in guaia è la terra. Soprattutto lo fa ancora di più questa rete di Emma Girlanda per il 13-10. Mancano ancora 30 secondi all'intervallo. Fallo di Campestrini su Fabis Di Prisco. Poi Bello scorre il tempo. Capone per Fabis. Fabis però non sa cosa fare. Capone va al tiro. C'è un corner, mancano 10 secondi, deve affrettarsi Di Prisco, 5 secondi, occhio perché il pallone era praticamente sulla rete, qui Fabis deve andare al tiro, il tempo è già scaduto, ha trovato la rete Fabis ma il tempo era già scaduto, era già suonato il gong. 13-10, la rete non è convalidata come d'altronde dovrebbe essere. Si consultano i direttori di gara con il tavolo, ricordiamo c'è il commissario Giovanni Cropanise, e poi la rete viene in effetti assegnata al Teramo 13-11, ma era sembrata abbastanza palese la sirena suonata praticamente prima che Fabis caricasse il tiro, probabilmente il tempo era stato fermato però dai direttori di gara ma non dai cronometristi. In effetti il recupero di quel pallone era stato abbastanza lungo e 13-11 il risultato su cui si conclude il primo tempo qui al Palafornai. Noi vi aspettiamo tra poco meno di 10 minuti sempre qui sul 40x20 di Mezzocorona per vedere come finirà questa Serie 1 femminile 22-23.
ultimi 30 minuti, ultimi 1800 secondi per decretare le sorti di questa Serie 1 femminile, per conoscere un po' la griglia playoff, la griglia playout e l'unica retrocessione diretta in programma quest'anno. Teramo per il 13-12 realizzato da Lanfredi vuole evitare quest'ultimo posto. Non sono buone le notizie che arrivano dal Palalissaro di Mestrino, dove le Padavine hanno impattato sul 12-12 contro un Casalgrande che i playout praticamente ormai li ha praticamente evitati, vista la netta, visto il netto gap che c'è tra Salerno e Ferrara, Palestra Pomo 22-10 nei primi 30 minuti. Casalgrande, tra l'altro, anche gli scontri diretti a favore contro le corregionali della Ferrara. Casalgrande che quindi sarà tra le protagoniste della Serie A1 23-24. Vedremo se ci saranno anche però Mezzogrona e Teramo che si affrontano con le abruzzesi che adesso stanno attaccando bello. Ciandarli. La finta poi qui ha cercato Capone, recupera il Prongis in vertice, c'è stata però, c'è un fallo perché Gislimberti ha invaso la propria area, quindi Fabish fermata da Semedo, si riferma il gioco per questo fallo di Semedo su Fabish. Disegna adesso qualche geometria il Teramo con Ciandarli che cerca la propria compagna. Poi Ciandarli va al tiro, rete! 13-13, tutto da rifare, tutto ancora in gioco. Perché in questo momento Teramo e Mestrino hanno gli stessi punti in classifica, ma il Mestrino sarebbe salvo a metà. Il Messino accederebbe ai playout. Occhio però a Gislimberti che si gira in rete, 14-13. Capone per Fabish. Ancora il centrale, nonché capitano della Starmed Teramo, a organizzare la manovra offensiva con cui le ragazze di Maria Daniela Palari cercano di impensierire e pareggiare i conti. Fabish, il palo, una saetta quella di Fabish, poi l'anticipo di Berkic, occhio a Ciandarli, ancora deve ritornare in difesa Gislimberti. Teramo attacca praticamente con un effettivo in più, dalla valle era fuori dai giochi, qui pazzesco l'errore di Capone, ma soprattutto provvidenziale l'intervento di Razzica. Poi Girlanda, 15-13, ancora più due il mezzo corona. Più due anche a Mestrino, è il Casalgrande in vantaggio. Il punteggio pressoché lo stesso, le reggiane conducono 14-12. Si è riempito nel frattempo anche il Palafornai. Dalla vicina Lavis anche tanti atleti della Pallamano Bressano che ha concluso il proprio campionato. Adesso per la Serie A maschile si aspettano playoff e playout, soprattutto si aspetta il verdetto la Corte d'Appello federale per vedere se il Conversano riuscirà a ridurre la propria squalifica, a prendersi un posto dalle prime quattro, oppure se le qualificate alla fase finale e a praticamente contendersi lo scudetto saranno quelle
che si sono piazzate le prime quattro la 26esima giornata. Nel frattempo ritorniamo però in ambito femminile con il mezzo Corona che attacca cercando la rete del più 3. Girlanda gira per Faik, ancora Girlanda si ritorna sempre dal centrale rumeno che va al tiro, viene fermata però da Fabish. Faik si alza il braccio del passivo, deve concludere in mezzo corona, non riesce qui, poi Semedo in qualche modo viene supportata da Gislimberti che le è andata incontro, ha recuperato il pallone perso dal terzino portoghese, fallo tra l'altro commesso su Aurora Gislimberti che ha accusato un colpo sul naso. Siamo Ploteger a consultarsi, rimane comunque il passivo, forse Semedo andrà al tiro. Semedo il passaggio per Veronese, era però uno in più dei quattro consentiti, allora si inverte il possesso, attacca in velocità il Teramo, si arrabbia Capone con Fabish, poi qui bello anticipata ma è stato commesso fallo su di lei. Si riscalda nel frattempo per il mezzo corona Roberta De Mattio, la vede inquadrata col numero 17, poi Capone chiama Lampredi, arrabbiatissimo il capitano del Teramo che vuol difendere a tutti i costi. Qui Dalla Valle perde un altro pallone, Luisa Dalla Valle, Fabish, c'è il taglio di Bello, poi qui Capone commette però sfondamento. Si lamenta però il capitano del Teramo con il direttore di gara. E punteggio che è rimasto sempre lo stesso in questi minuti, mentre Mestrino accorcia sul Casal Grande. 15-14, anzi 14-15. Seguiremo spesso lo score del Palalissaro che interessa ai tifosi abruzzesi che sono in collegamento qui con la Palafornai grazie alla diretta esclusiva di Eleven Sports. Ciandarli, il tiro deviato, beffa Niki Razzica, 16-14, è ancora in vita il Teramo. Spettatrici di questo match anche Prato e Brixen che giocheranno alle 21 in Toscana. L'orario differito in effetti non è stata forse la scelta migliore, in quanto comunque Prato e Brixen hanno interessi. Mentre Gislimberti, piazza 17-14, dicevo Prato e Brixen hanno interessi da questa partita, perché il Prato ovviamente sarebbe maggiormente interessato a una vittoria contro il Brixen. Il Brixen già sa il risultato delle altre tre squadre che potrebbe incontrare nella fase finale dei playoff, quindi sarebbe potuto giocare, in effetti ci sarebbe stato un po' un conflitto, però probabilmente la contemporaneità di tutti i match di questa giornata sarebbe stata la scelta più giusta a prescindere dalle difficoltà logistiche, ma per garantire un po' di regolarità alle squadre che si stanno giocando tanti interessi. Nel frattempo Niki Razzica difende l'interesse della mezzocorona con un'altra parata sontuosa, occhio a Semedo che attacca, Semedo chiude troppo il polso e Teramo si porta in avanti. Lanfredi ha tutto lo spazio per entrare, è entrato però il piede di Olga Lanfredi prima che lei potesse ripartire. Invasione di Olga Lanfredi, possesso perso. Semedo, la finta a ingannare Capone, poi Campestini cerca Di Mattio, trova però
l'angolino e allora è Teramo a rimettere in gioco il pallone. Teramo che adesso non può permettersi altri errori. Capone. Adesso gioca l'orizzontale della Teramo. Occhio a Ciandarli che cerca di scavalcare Gislinberti. Viene messo fallo sulla tunisina. Frattempo scorre uguale sia a mezzo corona che a Mestrino. Cambia però il risultato qui alla Palafornai perché Capone realizza il 17-16. Sempre più aperto il discorso salvezza. Semedo. Campestrini, fermata, fallo. Semedo. Scarica sul Campestrini, poi De Matteo, ancora De Matteo il passaggio. Poi il tiro di Roberto De Matteo che è stato smorzato. Occhio perché il Teramo attacca, può raggiungere il pareggio. Lanfredi si ferma, il Teramo recupera le posizioni, vuole attaccare con sagacia adesso e soprattutto con maggior concentrazione la squadra di Palarie. Capone chiama lo schema, poi muove Bellu che si piazza tra Semedo, il taglio adesso esce proprio Bellu, c'è Ciandarli, fermata da Campestrini, carpionato il terzino ospite. Rim a praticamente interferire, poi Fabic, la finta Fabic, pallone scacciato, conclusione che termina però a lato, si salva il mezzo corona, poi Ciandarli rimane alta. Occhio a Dalla Valle. Semedo. Girlanda. De Matteo. De Matteo 18-16. Più due della mezzo corona. Fabic. Non molla però il Teramo. Potrebbe bastare anche un pareggio per raggiungere i playout, soprattutto se a Mestrino il punteggio rimane favorevole al Casagrande. Qui Bellu cerca di attaccare, comunque 16-18 al Palalissaro, mentre attacca Teramo per cercare la 17esima rete dell'incontro. Capone per Fabic, tenuta per la maglietta da Dalla Valle. Melina Fabic si alza il braccio del passivo. Ciandarli però viene fischiato fallo, esulta Dorra Ciandarli. Fabic sui 7 metri dopo l'errore della tunisina proprio dalla tacca nel primo tempo. Fabic 18-17. Meno uno, un gol che potrebbe costare caro al Teramo. Semedo, qui non si intendono, Semedo dalla Valle, Capone cerca, poi il Teramo trova anche il vantaggio, qui Lanfredi si lamenta per la trattenuta di Semedo, Ciandarli, parata di Niki Razzica su Sara Bellu. Una di quelle occasioni che il Teramo potrebbe recriminare a fine partita, ma ci sono ancora 15 minuti e 20 secondi da giocare, mentre De Matteo trova un'altra rete
sempre quella della più 2 per Roberta De Matteo. 19-17 però adesso lo score qui al Palafornai. Fabish, lo scambio con Francesca Di Prisco, originaria di Fondi, militato anche con Fontinia. Fontinia che oggi ha perso 24-30 ed è lì in attesa del risultato di Prato Brixen per sapere se affronterà Erice o Salerno nelle semifinali scudetto. Si salva ancora il mezzo corona, allora attacca per il più 3 la compagine cara al presidente Mario Bazzanella, mentre dalla valle si prende la regia di questa squadra il taglio di Girlanda, doppio pivot ancora per il mezzone, poi Luli dalla valle non riesce a superare Berkic, Magdalena Berkic che serve Capone, va da Ciandarli, poi Ciandarli non trova Lanfredi, non c'è fallo e allora possesso perso e recuperato invece dal mezzo corona. Si arrabbia Giovannini con dalla valle, è una rabbia però passeggera perché poi il coach rotaliano va a indicare come avrebbe dovuto agire l'ala sinistra barra centrale originaria di San Michele all'Adige. Borgo vicinissimo qui a mezzogona mentre dalla valle copre proprio su Capone. Capone, fallo su Capone che aveva trovato la rete ma aveva commesso anche passi, quindi giusta la chiamata del direttore di gara. Teramo che rimane in attacco, Teramo che vuole il gol. Fabish sfida dalla valle, poi il pallone viene rimbalzato da Razzica, finisce nelle mani di Lanfredi, fallo di Roberta De Matteo che dopo due reti si becca invece due minuti di sospensione. 120 secondi in panchina per Roberta De Matteo, 120 secondi di inferiorità per le rotaliane, 120 secondi qui il Teramo può approfittarne. Capone, c'è grande intesa tra Capone e Bellu, giocano spesso in tandem le due. Occhio a Capone che si gira, fa un 360, poi Capone cerca l'inserimento, quanta garra quella del capitano del Teramo che ce la sta mettendo tutta per ottenere il massimo da questo match. Trova adesso un 7 metri, a batterlo è sempre Melina Fabish che prima l'ha piazzata alla destra di Niki Razzica, vedremo se andrà dallo stesso lato, no invece cambia angolo. 19-18, meno 1, 12 minuti e 30, meno 1 anche al Palalissaro. Mestrino 17, Casalgrande 18, è questa la sfida su cui ci stiamo focalizzando, quella che più interessa al Teramo. Mentre gli occhi del mezzo corona saranno puntati alle 21, sempre qui in diretta esclusiva su Eleven Sport, su Prato Brixen. Adesso fallo in attacco della mezzo corona e occhio al Teramo che potrebbe raggiungere il pareggio temporaneo, un pareggio temporaneo che potrebbe garantirgli la salvezza se conseguito anche al gong finale. Siamo abbastanza ripetitivi oggi, ma gli schemi sono quelli, le combinazioni, i risultati anche, e quindi occhio a Lanfredi, anzi perdonatemi, a Di Prisco che nel frattempo ha cambiato lato, perdonatemi. Rete importantissima quella di Francesca Di Prisco, al momento il Teramo è salvo. Ancora 11 minuti dalla valle per Semedo, dalla valle parata di Berkic, fallo però commesso da Fabish che difendeva praticamente in area. Gislin Berti, pallonetto,
fiato sospeso per i tifosi della mezzo corona che stavano già lamentando invece la traiettoria disegnata da quella parabola di Aurora Gislinberti. È finita poi in rete 20-19, ancora poco più di 10 minuti e 30 secondi al termine. 630 secondi tutti da vivere, quindi allertate il vostro cardiologo perché qui a Palafornai potrebbe accadere di tutto. Di Prisco nel frattempo si prende la regia del Teramo. Capone, Capone finisce per terra, strattonata da dalla valle, si rialza subito Capone, bello Babic, ancora Capone. Babic, Di Prisco cerca la solitaria, poi colpisce Razzica, il pallone finisce laterale, quindi Lanfredi lo recupera per rimetterlo in gioco, sempre Teramo in attacco. Ciandarli difende alto il mezzo corona che ha recuperato tutti gli effettivi. È rientrata Di Matteo, poi Babic chiede il passivo mezzo corona qui. Gislinberti da sola colpisce la parte esterna del palo grazie al Teramo che potrebbe approfittarne perché la difesa della mezzo corona è tutta sconclusionata, è sfaldata perché aveva comunque seguito la mezzo corona all'attacco di Gislinberti. Allora Palarie chiede e chiama il time out per parlarci su perché questa azione è importantissima per il Teramo, potrebbe concludersi con una rete che al momento sarebbe la rete della salvezza perché a Mestrino il Casalgrande ha iniziato a scavare il solco, adesso conduce 20-17 sulle giallo-verdi e quindi il destino adesso è tutto nelle mani del Teramo che ovviamente deve attendere che passino i 13 minuti del Palalissaro perché come può accadere di tutto qui al Palafornai, può accadere di tutto anche in Veneto, giusto per dovere di cronaca. Al 44esimo Salerno conduce 30-14 sul Ferrara, risultato che potrebbe praticamente distendere il Casalgrande che invece sta conducendo, ricordiamo, 20-17 al 47esimo a Mestrino. Campionato apertissimo, lo è stato d'altronde anche l'anno scorso con il mezzo corona che la penultima ha superato il Leno, si è garantito poi il playout contro Padova e già al primo turno riuscì ad ottenere la salvezza. Attacca Teramo, Capone, Capone per Di Prisco, Di Prisco! Il pallone accarezza la parte bassa della traversa e poi finisce in rete Francesca Di Prisco, 20-20, Teramo al momento è salvo, però c'è ancora da giocare, attacca al mezzo corona, il punto al mezzo corona non basterebbe per superare il Prato, basterebbe per agguantarlo, ma non per superarlo perché il Prato ha gli sconti diretti a favore. Al momento Teramo salvo e mezzo corona che giocherebbe il 3 maggio l'andata dei playout qui al Palafornai, ritorno il 6 maggio a Prato. Si rialza dalla valle che era rimasta a terra dopo un contatto. Teramo che invece affronterebbe il Ferrara ai playout e Mestrino che invece dovrebbe abbandonare la massima serie. Ancora 8 minuti. Il Teramo adesso ci crede. Vediamo anche la pressa su questo attacco rotaliano. Faig ha tagliato Semedo. Faig tra le mani di Berkic che respinge sul fondo il tentativo del centrale rumeno. Poi Fabi Ciandarli. Capone! Parata di Niki Razzica. Parte il mezzo corona. Ma con molta calma riprende il gioco Campestrini.
è tutto appeso a un filo. Fremono sia i fan trentini che quelli abruzzesi. Campestrini l'attacco, 21-20. Si è inserita bene tra Ciandarli e Lampredi. Rete di Anna Chiara Campestrini, 21-20. Favish. Di Prisco, strattonata. Fallo su di lei. Nel frattempo il Casalgrande conduce di 4 reti. Allora Ciandarli per Capone. Capone sfida, poi colpita al volto da Campestrini. Si lamenta. Forse qui anche giustamente Capone, questo colpo subito al volto, colpo involontario da parte di Anna Chiara Campestrini. 21-20, sciupa un'altra occasione il Teramo, che praticamente adesso è padrone del suo destino. Occhio a Campestrini però, che cerca Faig, va al tiro, poi qui la deviazione di Ciandarli. Beffa Berkic, che era già per terra, il pallone è stato sforzato da Ciandarli, ma soprattutto deviato, e non ha potuto nulla la croata. Qui pronta risposta di Capone, che si lascia andare anche in un'esultanza un po' polemica, perché finalmente è entrato il pallone tanto agognata, la rete del meno uno. È ritornato un match telefonato, quello tra Mezzocorona e Teramo, un botta e risposta che sta garantendo tanto spettacolo, ma soprattutto una certa incertezza. Occhio qui a questo finale molto aleatorio. Semedo per Faig Campestrini. Chiama De Matteo. De Matteo si becca anche una botta da Lanfredi, poi atterrata Faig da Fabish. Poco meno di 5 minuti, poco meno di 300 secondi. Mamma mia, Faig ancora fallo su di lei, ma c'è il braccio di Rim e Ploteger alzato, perché il Mezzocorona sta giocando sotto passivo. Deve andare al tiro Semedo, che poi cerca Faig, che appoggia morbidamente la linea di 23-21. Doppio vantaggio della Mezzocorona. Fabish, Ciandarli, occhio a Lanfredi, 23-22. È durato 7 secondi il vantaggio della Mezzocorona, quelli che sono bastati a Lanfredi per riportare il Teramo sul meno 1. Sempre più 4 il Casalgrande, il punteggio del Palalissaro è 22-18 per le emiliane. Semedo, Campestrini trova lo spazio, è stato però commesso fallo su di lei, il fischio è arrivato prima che la palla comunque si insaccasse. Girlanda, era già partita a Magiranda, c'è il taglio di Faig, doppio pivot con Gislimberti che chiama il pallone, poi si è preferito accaccare sulla destra, si è inserita Roberta De Mattia, il pallone finisce sul fondo, Fabish, Capone, quanto brucia, è buono il pallone, dice Ploteger, si era fermata Capone pensando di averlo colpito con il piede, occhio a Ciandarli che si lascia andare in un'esultanza veramente di cuore. 23-23, Teramo che ritorna in questo momento in paradiso. Mancano 3 minuti, 180 secondi, 3 giri di lancette. Poi c'è l'urlo di Lucrezia Di Giulio alla panchina, una famiglia di pallamanisti la sua, Riccardo alla destra della Brixen, ex Gaeta e Teramo, mentre mamma Maria Di Domenico e anche la zia Katia sono state colonne proprio del Teramo femminile e della nazionale azzurra. Zio Jimmy invece negli anni 80 con la Wampum Teramo.
due minuti e mezzo, time out chiamato da Maria Daniela Appalarie. Mezzo Corona conduce 24-23. Tutto aperto. ...57-33... sul tabellone luminoso, 24-23 lo score, mentre non cambia il risultato a Mestrino. Casalgrande conduce sempre 22-18 quando mancano 8 minuti. ...147 secondi con Capone. Palarie che indica a Ciandarli cosa fare. Probabilmente le sta suggerendo di andare al tiro, di andare dritta, di cercare l'inserimento. Capone invece caricava le proprie compagne da vero capitano. Questo scambio di vedute tra Capone e Bellu. Si riprende, scorre il tempo, Pantarei, ma soprattutto il tempo qui al Palafornai che diventa sempre meno, e tra poco ci dirà cosa sarà della serie. Attenzione a Razzica che a pelle d'orso nega la rete a Capone. Esulta il Palafornai. Ricordiamo, il Teramo deve ottenere almeno un punto in questo momento per salvarsi, ma a mezzo corona il punto non basta per portare la serie playout a proprio favore, ossia con il fattore casa qui al Palafornai, con la gara di ritorno di sabato 6 maggio, l'eventuale bella del 6 proprio in terra trentina. Occhio a De Mattio, Campestrini, Semedo, Gislimberti si gira, fallo. Ora Semedo si è alzato il braccio del passivo, deve attaccare, poi Gislimberti si gira, trova Ciandarli, poi qui rumoreggia il Prato. Campestini trova il pertugio, rete, 25-23, manca un minuto. 60 secondi in cui pallone scotta tantissimo per il Teramo. Ciandarli scavalca tutti, va al tiro, viene commesso fallo su di lei. Diventano 45 adesso i secondi giocabili. Occhio a Capone, Fabic, il tiro, parata di Razzica, c'è ancora fallo. Lanfredi recupera il pallone, deve farlo velocemente però il Teramo. Capone al tiro, parata di Razzica, una parata che significa tanto perché adesso mancano 25 secondi. Il mezzo corona attacca, si dispera il Teramo che sembra adesso aver perso tutte le speranze. È un vero peccato perché sul 23-23 il Teramo sembrava aver ripreso l'inerzia e soprattutto la guida di questa gara, il timone, mentre adesso mancano 3 secondi. Recupera il pallone il Teramo, è troppo tardi per Capone però per andare in rete, si continua a giocare, è scorso il tempo, è finito, non si è accorto di tiri di gara. Mezzo corona sconfigge la Sarmel Teramo 25-23, si porta a più 1 in nona posizione sul Prato che giocherà alle 21 contro Brixen. C'è già però un verdetto certo, ossia la retrocessione della compagine abruzzese in Serie A2, a cui sarebbe probabilmente bastato un punto per superare il Mestrino che sta perdendo in casa con il Casalgrande. Lo scontro diretto, però anzi gli scontri diretti non giovano a favore degli abruzzesi. E poi qui tanto fair play con, tra le giocatrici che si vanno a salutare. C'è Capone che purtroppo si dispera in lacrime sulla sedia, adesso si rialza, tanta la delusione per il capitano del Teramo che ci aveva creduto. È stata in effetti, se possiamo dire, l'MVP di questa gara, perlomeno per quanto riguarda il carattere e quello che vorremmo vedere in qualsiasi atleta. Adesso le compagne di squadra vanno a consolarla. In effetti il Teramo aveva recuperato, non è però bastato, le due reti di gap odierne
purtroppo vanno a sancire la retrocessione dell'Abruzzese in Serie A2. Quello che vede inquadrato adesso è la mezzo corona che esulta per la vittoria. Teramo che abbandona dopo un solo anno la massima serie. E Maria Daniela Palaria che va a consolare le proprie ragazze, lei che con la maglia del Teramo aveva vinto uno scudetto nel 2011-2012. Su queste immagini noi vi ringraziamo per averci fatto compagnia qui su Eleven Sports per tutta la stagione regular season e vi aspettiamo, non so quando, se mercoledì 3 maggio o sabato 6 maggio, qui sempre al Palafornai, in base all'esito di Prato Brixen, che potrete seguire alle 21, sempre in diretta esclusiva su Eleven Sports. Dal Palafornai è tutto, vi auguriamo una buona serata, un buon weekend, una buona pallamano a tutti.